Oggi parleremo di innovazione, di digitale e di tutte le attività che Confartigianato sta cercando di svolgere per potenziare tutta la parte della digitalizzazione, dell'innovazione delle imprese. La situazione che viviamo attualmente è quella di imprese che hanno iniziato a innovarsi già anche da un po' di tempo, quindi hanno iniziato l'approccio con l'innovazione, e startup che invece cavalcano l'innovazione. E poi abbiamo delle imprese tradizionali che hanno una storia anche secolare, ma che hanno dei processi e realizzano dei prodotti bellissimi dovuti anche all'esperienza, ma hanno dei processi standard. Stiamo cercando di potenziare proprio la parte dell'innovazione, perché questo momento ci ha dimostrato quante opportunità può dare l'innovazione rispetto a un imprevisto anche di processo standard tradizionale. Per fare questo abbiamo delle idee e dei processi molto chiari su come realizzare appunto questo passaggio, ed è quello della contaminazione, della conoscenza, della curiosità presso le aziende tradizionali rispetto all'innovazione. L'innovazione riteniamo che sia un'esperienza, molte volte è difficile approcciarsi all'innovazione perché appunto non si conosce, ma se noi riusciamo a far fare il primo passaggio all'azienda tradizionale, sicuramente tra tutte le imprese tradizionali qualcuna, attraverso la curiosità, l'emozione, la conoscenza delle nuove tecnologie, potrà evolversi anche in creazione di nuovi prodotti e nuove situazioni rispetto ai suoi processi aziendali. L'esempio che si può fare è facilissimo: tra gli artigiani ci sono i carpentieri, i sarti, il food, l'edile. Ma immaginiamoci un'impresa tradizionale, una sartoria che incomincia a poter conoscere il funzionamento dei sensori IoT, un bottone IoT che può crearti, darti delle informazioni nel tuo passaggio, una carpenteria che può aprire delle porte con degli oggetti, delle applicazioni capaci di distribuire, questo forse è il tema più conosciuto perché abbiamo visto quanto nel food, per esempio, l'innovazione, il processo di acquisto online sia stato amplificato rispetto al periodo. Tutto questo processo lo stiamo facendo con un percorso, quindi iniziando anche trovando le opportunità finanziarie attraverso dei bandi specialistici, attraverso le nostre leggi di agevolazione per l'artigianato come la 949, che ti consente di fare degli investimenti anche sull'innovazione, su nuovi macchinari che magari siano più performanti anche come sostenibilità ambientale. Quindi gli step saranno contaminazione, quindi far conoscere il sistema dell'innovazione e del digitale. Chi trasmette la conoscenza dell'innovazione e del digitale a sua volta viene contaminato dalla tradizione, perché potremmo anche creare un sistema di startup che vivono nell'ecosistema aziendale. Le startup hanno bisogno delle infrastrutture fisiche realizzate dagli artigiani, il supporto in legno, la struttura metallica per utilizzare le loro componenti. Quindi questa conoscenza reciproca riteniamo che possa innestare in breve tempo dei nuovi distretti tecnologici, e quindi la capacità degli artigiani tradizionali di creare e innovare con dei prodotti specifici di settore. Le aziende artigiane in questo periodo hanno dimostrato la loro potenza sul mercato, perché hanno dimostrato di poter creare anche soluzioni mirate e create anche in tempi rapidi per superare l'emergenza, sia nel settore del welfare, del medicale, del trasferimento a distanza dei prodotti. E quindi anche una creatività nella realizzazione di questi prodotti che sono necessari per superare anche delle emergenze che arrivano all'improvviso. Un altro tema sull'innovazione e digitalizzazione che vogliamo affrontare come Confartigianato è quello appunto di tutta questa realizzazione che nasce dall'emergenza, dalla curiosità e anche dalle idee future, e la conoscenza dei marchi e brevetti, perché è importante che tutta questa creazione venga messa a sistema e venga creato un valore su questa produzione nata con l'innovazione di processo o di prodotto o di tecnologia, affinché poi le aziende possano internazionalizzarsi, quindi aprirsi a un mercato molto più ampio. Adesso con la banda larga molte volte viene sfruttata per leggere la mail, ma in realtà nel territorio, e la Sardegna ne è dimostrazione con tantissime aziende, abbiamo una grossa capacità di esportazione di prodotti fatti su misura. Questa è un'altra tematica. Il richiamo che vogliamo fare come Confartigianato è quello di
portare all'interno dell'associazione le imprese tradizionali che abbiamo già e quelle che vogliono innovarsi, che ci contattino, perché ovviamente noi raggiungiamo tutti, ma chi ha un progetto specifico possiamo anche seguirlo con un progetto personalizzato. Tutto il mondo della ricerca dell'università ha la possibilità di avere un laboratorio dove testare realmente i prodotti, perché molte volte fare un prototipo in studio senza avere un laboratorio reale che possa testarlo anche con utenti reali, col mercato, non produce i risultati che si aspettano. E l'altro appello che facciamo è a tutti i freelance. I freelance sono aziende per noi a tutti gli effetti, hanno una partita IVA e sono, vi chiediamo di avvicinarvi all'associazione affinché possiate dare il contributo a tutte le imprese tradizionali per la loro crescita e perché comunque il freelance è destinato a diventare una grande azienda. Grazie.